Docenti non vaccinati, il giudice del lavoro condanna il ministero a pagare a 3 professori le indennità per i periodi di congedo non retribuito. Crisi climatica ed energetica, il noto meteorologo Luca Mercalli lancia l'allarme: dobbiamo agire in fretta per evitare conseguenze drammatiche. Nel 2030 i giochi sono fatti. In ufficio per 4 giorni al posto di 5, aumentando le ore di lavoro quotidiane. Piace anche ai fanesi la proposta di Intesa San Paolo, che lascerebbe ai dipendenti un giorno libero in più a settimana. Se sei in un momento di contrattura del lavoro, nel senso che il lavoro non è tanto, può andare bene. Promozione del territorio e strategie. Il 22 ottobre tornano a Fano gli Stati Generali del Turismo. Tra i temi anche l'enogastronomia, il lungomare e il progetto per le nuove terme di Carignano. A Fano un concerto in prima assoluta dedicato alle opere di Giuseppe Ripini, il noto compositore che morì a Fano e dove lavorò come maestro di cappella in cattedrale. Foto inedite, passeggiate e testimonianze. Sabato e domenica si va alla riscoperta della borgata di Metauriglia grazie alle giornate FAI d'autunno. Giovedì 13 ottobre, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale di Occhio alla Notizia sul canale 19 di Fano TV. In primo piano la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Pesaro, che ha condannato il Ministero dell'Istruzione a risarcire 3 professori della nostra provincia per tutti i mesi di sospensione illegittima dello stipendio. Simona Zonghetti ha intervistato il legale dei docenti, l'avvocato Pia Perricci. Sentiamo. Avvocato, dunque una sentenza davvero storica per il nostro territorio, anzi 3 in una. Sì, qualcosa si inizia a muovere in Italia, qualcosa si sta muovendo pian pianino anche a Pesaro. È un risultato abbastanza sorprendente e di ricompensa per tutti i lavori e per tutte le guerre e battaglie che sono state fatte proprio per tutelare il diritto del lavoro. In totale quanti erano i ricorsi? Allora, in totale in questa fase c'erano 4 ricorsi. Io ho altri ricorsi pendenti sia presso il Tribunale di Pesaro, di Ancona, di Rimini e via dicendo. Questi erano 4 ricorsi che il giudice ha riunito perché più o meno depositati nello stesso giorno e perché trattavano comunque tutti la questione dell'obbligo vaccinale. Di questi 4 ricorsi, 1 non è stato accolto e 3 sono stati accolti. Il discrimine fra quello accolto e quello quelli accolti e quello non accolto è che i 3 che sono stati accolti in realtà erano in malattia e in infortunio ancor prima addirittura che iniziasse l'obbligo vaccinale. Nonostante questo si sono trovati sospesi ugualmente. Addirittura quella in infortunio era caduta all'interno dell'istituto scolastico e quindi aveva rotto un piede ancora prima dell'obbligo vaccinale. Noi abbiamo tentato di colloquiare con le varie amministrazioni cercando di spiegare quello che era il nostro punto di vista. Purtroppo abbiamo dovuto riempire le aule di tribunale con dispendio di soldi degli italiani. Che cosa ha stabilito il giudice? Allora, per ora c'è solo il dispositivo dove per l'appunto il giudice dice che accoglie i ricorsi anche se in realtà vengono compensate le spese nei confronti del Ministero. Non abbiamo le motivazioni perché le motivazioni sono a 60 giorni, ma è prevedibile quale possa essere la motivazione. In realtà la normativa prevedeva cosa? La normativa che ribadisco io ritengo assolutamente anticostituzionale, perché non si può imporre un obbligo di vaccinazione senza garanzie e peraltro dietro la non possibilità di lavorare e di percepire la retribuzione. Basti pensare addirittura che chi ha un procedimento disciplinare comunque si porta a casa 700-800 euro di alimenti, mentre in questo caso portavano a casa la quota di 0. Il Ministero invece indiscriminatamente ha applicato a tutti la normativa, dicendo che anche gli ammalati, anche coloro che erano in infortunio, dovevano essere obbligatoriamente vaccinati. Si pensa addirittura che in alcuni casi hanno sospeso delle persone con gravidanza a rischio, che erano assenti da lavoro per gravidanza a rischio, però siccome non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale sono state sospese ugualmente. E quindi è stato condannato il Ministero dell'Istruzione?
Assolutamente sì, il MIUR è stato condannato, deve ridare indietro tutto ciò che non ha versato e fortunatamente non è stato condannato anche al pagamento delle spese legali. Quantomeno si è messo un punto definitivo ad una situazione che sicuramente serve da cardine anche per tanti altri ricorsi, perché io sto continuando a depositare ricorsi per i docenti e anche per i sanitari, perché ci sono anche tanti sanitari nelle stesse condizioni, che sono assenti da lavoro perché ammalati e vengono sospesi ugualmente. E parte anche dalle Marche, da martedì 18 ottobre, la campagna di vaccinazione anti-influenzale. Sarà a disposizione un quantitativo di 374.000 dosi che, se necessario, potranno essere incrementate. Il vaccino sarà somministrato su base volontaria ai soggetti con età pari o superiori a 60 anni e a tutte le altre categorie previste. Tra queste, i residenti di strutture per anziani e lungodegenza, le persone ad alto rischio di complicanze e i familiari a contatto con loro, le donne in gravidanza, i donatori di sangue e gli operatori sanitari. Come lo scorso anno, questo vaccino è raccomandato anche nei bambini nella fascia di età 6 mesi, 6 anni, per proteggere la popolazione pediatrica, la più colpita dall'influenza, per ridurre la circolazione del virus influenzale. Sta facendo discutere la richiesta di Intesa San Paolo, che ha proposto agli impiegati di rimanere in ufficio un'ora più al giorno per diminuire da 5 a 4 le giornate di lavoro settimanali. Cristiana Guerra su questo è andata a sentire il parere dei fanesi. È stata già attuata in diverse parti del mondo, come Belgio, Portogallo, Nuova Zelanda, Regno Unito, Islanda, Emirati Arabi Uniti, e ora la settimana corta potrebbe sbarcare anche in Italia. La Banca Intesa San Paolo ha proposto ai dipendenti, tranne quelli delle filiali, una rimodulazione della settimana lavorativa, rimanendo in ufficio per 4 giorni al posto di 5, con un aumento delle ore quotidiane che passerebbero da 7,5 a 9. Tecnicamente il contratto dei bancari già oggi lo prevede, ma occorre la contrattazione di secondo livello avviata dal gruppo con i sindacati di categoria. Questo consentirebbe ad ogni lavoratore, a parità di retribuzione, di avere un giorno libero in più per una prestazione settimanale complessiva di 36 ore rispetto alle attuali 37,5. Lei che cosa ne pensa? Un'ora in più? Un'ora in più al giorno, 9 ore per 4 giorni a settimana. Riducendo i giorni settimanali, perché no? Forse sia anche un risparmio energetico, visto che lavorano in ambienti molto illuminati, climatizzati d'estate, riscaldati d'inverno. 4 giorni risparmi un giorno lavorativo e lavorando un'ora in più al giorno. Si può sperimentare, non penso sia una cosa irreversibile. Io penso che nell'ambito del risparmio energetico è sicuramente una buona proposta. Ho visto già degli esempi di ditte che cominciano a lavorare prestissimo al mattino, quando l'energia elettrica costa meno, e poi si lasciano le persone libere di vivere la loro vita. Speriamo che si riesca anche in Italia. Per me è positivo, adesso non so per loro, però per me è positivo, fai un pochettino più weekend, venerdì, sabato e domenica, anche il dipendente è più libero, può fare quello che vuole in famiglia, adesso col fatto che lavoriamo tanto e non abbiamo neanche il tempo di stare in famiglia, per me l'operaio ci sta meglio, insomma. Potrebbe essere una proposta molto interessante, permetterebbe di vivere meglio la vita di tutti i giorni. Si lavora troppo e c'è chi lavora poco, ovviamente. Una proposta nata dopo lo smart working, in cui la ditta ha visto che il risultato c'è ugualmente. Sì, effettivamente ho sentito dire anch'io questa cosa, quindi potrebbe essere sì una proposta sana più che altro per la vita delle persone. Penso che vada abbastanza bene per alcuni lavoratori, forse per qualcun altro un po' meno, ma diciamo per la maggior parte sì, sono d'accordo. Potrebbe essere un vantaggio anche per le ditte, che quindi risparmiano in questo tempo di rincari? Sì, potrebbe essere un risparmio, diciamo, per quanto riguarda sia il consumo. Io ho lavorato in una ditta si consumava molto gas ed elettricità. Per loro penso che sia un risparmio notevole avere un giorno di meno sia di consumo di gas che di luce. È chiaro che se sei in un momento di contrattura del lavoro, nel senso che il lavoro non è tanto,
può andare bene, può essere un qualcosa diciamo più brutto, ecco, se il lavoro è tanto perché non riesci a fare la produzione che potrebbe servire, ma in un momento di recessione come stiamo andando adesso penso che fare la riduzione a 4 giorni sia, non diciamo l'ottimo, ma il meglio, ecco. E un incidente è avvenuto questa mattina intorno alle ore 10.30 lungo la strada nazionale Adriatica Nord tra Pesaro e Fano, dove ha visto coinvolti un'auto, una Fiat Panda condotta da un ragazzo peruviano residente a Pesaro che trasportava la moglie incinta, e un furgone Fiat Ducato condotto da un 25enne fanese. Secondo una prima ricostruzione, a seguito di un alt da parte di un operatore dell'ANAS, pare che la Fiat Panda sarebbe stata tamponata dal Ducato all'altezza del distributore, mandando così la donna incinta al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto la Polizia Locale di Fano, i Vigili del Fuoco e il 118. E alla Pinacoteca San Domenico ha preso il via il ciclo di incontri organizzato dalla Fondazione Carifano e dedicato al cambiamento climatico. Primo grande ospite il meteorologo Luca Mercalli. Ormai il riscaldamento globale è in atto e non si torna indietro. Ormai l'aumento del livello del mare è in atto, 4 mm all'anno, e non si torna indietro. Si può solo fermare, si può solo contenere. Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana, ha aperto il ciclo di incontri dal titolo Terra e Clima organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Alla Pinacoteca San Domenico, il noto climatologo ha parlato di come affrontare la crisi climatica ed energetica. Conosciamo tutte queste problematiche a livello globale da più di 30 anni, ha detto Mercalli, ma non abbiamo fatto nulla. I sintomi del cambiamento climatico stanno diventando evidenti a tutti e sembra sempre che sia la prima volta che scopriamo questi temi, quando di economia circolare e di sostenibilità ambientale se ne parla dagli anni 90. Se vogliamo ancora curare questo malanno globale, non è che abbiamo un tempo infinito, è come una malattia. C'è una fase dove si fa prevenzione e l'abbiamo perduta, buttata via. C'è una fase dove si può ancora fare una cura e poi c'è il malato terminale. Ecco, questa cura abbiamo davanti una decina d'anni e consiste nella drastica riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, cioè usare meno combustibili fossili e usare sempre più energia rinnovabile, consiste nel sapere dove fermarci. Le conseguenze dello scontro tra i nostri desideri irrealizzabili e la realtà delle leggi fisiche emerge, e per qualcuno è un drammatico incontro come avere il fango fino al primo piano in salotto. Ma se vogliamo ancora evitare quindi lo scenario peggiore che consegnerebbe ai nostri figli e nipoti un pianeta invivibile, bisogna farlo in fretta. In fretta vuol dire veramente una decina di anni. Al 2030 i giochi sono fatti. La consapevolezza è il primo passo, poi ha aggiunto Mirella Montalbano, consigliera della Fondazione. Con le sue diverse scelte, ha detto la dottoressa Forestale, ognuno di noi può contribuire e capire come evitare eventi straordinari e drammatici che si stanno verificando con sempre più continuità. Cioè, prima bisogna sapere e poi si può agire, se no non si può fare l'inverso. Quindi l'organizzare queste conferenze è servito appunto per dare questi strumenti di conoscenza, però faremo anche vedere tanti esempi di buone pratiche, di progetti già in atto, di piccoli accorgimenti che ad esempio possono prendere spunto le amministrazioni, prendere spunto i singoli cittadini, o almeno avere la conoscenza adeguata per sapere che cosa chiedere all'amministrazione, agli enti, al governo, a tutto. Quindi è questo bagaglio culturale che è fondamentale per poi cominciare veramente a dare un segnale serio, concreto, perché purtroppo l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle che cosa significa il cambiamento climatico. I prossimi appuntamenti si terranno venerdì 4 novembre alle ore 17 nella sala di rappresentanza della Fondazione Carifano, dove Giorgio Vacchiano, professore associato in gestione e pianificazione forestale presso l'Università Statale di Milano, illustrerà quali sono le soluzioni alla crisi climatica e quali comportamenti sono utili per migliorare la nostra vita quotidiana. Giovedì 3 dicembre, invece, alla stessa ora, Angela Sanchioni, agronomo, e Danilo Tognetti, agrometeorologo, entreranno nel merito di quelle che sono le evidenze del cambiamento climatico nelle Marche e quali possono essere le strategie di adattamento e di mitigazione in agricoltura. Lo scopo di questa iniziativa non è soltanto quello di parlare di grandi temi
e di massimi sistemi. Queste conferenze avranno poi anche un riverbero e un riscontro sulla nostra realtà locale, quindi le relazioni che seguiranno nelle prossime edizioni, nelle prossime conferenze, avranno anche uno spaccato sul nostro territorio. Portiamoci a casa l'azione collettiva, che si può fare, però richiede un grandissimo impegno e richiede che il tema ambientale sia messo al primo posto dell'agenda sociale e politica del mondo. Grazie per la vostra attenzione. E ora passiamo alle vostre segnalazioni, perché continuano ancora le lamentele sullo stato di degrado delle strade fanesi. Un nostro telespettatore ci ha inviato queste foto e video per mostrare alcune delle vie del quartiere del Poderino, come via Lazio, via Brenta e via Tagliamento, piene di buche, alcune delle quali profonde e pericolose. Il reporter inoltre ci ha fatto notare la situazione che interessa il parco giochi situato tra i condomini Terrazze e Parco delle Rose, sempre in zona Poderino. Questo parco, che doveva essere riqualificato, ha scritto nel messaggio, è diventato specialmente di notte uno sgambatoio per cani. Spero che chi di dovere prenda a cuore queste situazioni ed intervenga. E tornano a Fano gli stati generali del turismo, un incontro per presentare le nuove strategie per promuovere il territorio e la città. Si svolgerà sabato 22 ottobre all'interno del Teatro della Fortuna, a partire dalle ore 9, la terza edizione degli Stati Generali del Turismo. L'appuntamento è l'occasione per condividere lo stato dell'arte del sistema culturale fanese e per tracciare strategie future. L'obiettivo è quello di inquadrare una proposta culturale coerente con una visione di sviluppo della città. L'assessore Etienne Lucarelli ha voluto fortemente questo momento di apertura, confronto e dialogo con le realtà per raccontare quello che si sta facendo e condividere quale direzione si sta prendendo per promuovere in maniera incisiva le bellezze della città. L'incontro, aperto a tutti, vedrà il coinvolgimento degli operatori e associazioni che stanno contribuendo a rendere maggiormente attrattiva Fano. Gli Stati Generali del Turismo, che seguono quello che è il piano strategico 2020-2024 che abbiamo realizzato per la città di Fano insieme a Joseph Yark, e anche quest'anno sarà un momento importante di confronto con tutti gli operatori, con i cittadini, con le associazioni, con le istituzioni, perché è importante capire il percorso che stiamo facendo, cosa dovremmo fare ancora nel 2023 e nel 2024, ma questo percorso è importante che lo facciamo insieme, perché dobbiamo fare massa critica sulle varie tematiche, dobbiamo lavorare uniti. Infatti saranno realizzate sulle varie tematiche come la crescita del turismo familiare, la crescita del turismo marinaro, la crescita del turismo culturale, la crescita del turismo enogastronomico. Insomma, su queste tematiche dobbiamo unirci e lavorare insieme. Quindi gli Stati Generali del Turismo, che saranno il 22 mattina a teatro, saranno un momento di confronto per capire la strada che abbiamo fatto e quella che dovremmo fare. Ci saranno delle belle pratiche italiane, le migliori pratiche italiane in questi settori. Ad esempio sull'enogastronomia abbiamo invitato e stiamo aspettando risposta l'assessore al turismo del comune di Parma, che ha progettato e portato avanti Parma città UNESCO della gastronomia, quindi ci racconterà come hanno realizzato in sinergia con gli operatori del loro territorio questo bel prodotto che è molto attrattivo per quella città. Ecco, poi l'intenzione, dopo gli Stati Generali, dopo un momento generale di racconto, che questi continuano con una serie di laboratori, confronti, suddividendoci per gruppi, ognuno dei quali insomma dialogherà su questi importanti temi della città. Questo ci servirà per costruire insieme per il futuro. Ecco, la parola d'ordine di questi Stati Generali del Turismo è insieme. Cioè, abbiamo bisogno di dialogare fortemente e di credere insieme al futuro della nostra città. In questi incontri, nei vari focus, c'è anche un focus che riguarda appunto la parte di infrastrutture. Insieme al sindaco stiamo proprio pensando di dedicare uno di questi momenti alla presentazione del progetto delle Terme di Carignano. Sabato sera la Cappella Musicale del Duomo di Fano terrà un concerto in prima assoluta dedicato ad alcune opere di Giuseppe Ripini, musicista morto a Fano 200 anni fa e dove ha lavorato come maestro di cappella in cattedrale. (Musica)
Riscoprire le opere dei musicisti del passato che sono stati parte della storia della Cattedrale di Fano è una delle missioni della Cappella Musicale del Duomo, diretta da Stefano Baldelli, al lavoro per un concerto di musiche inedite dedicato a Giuseppe Ripini. Il noto e stimato compositore nacque a Pesaro nel 1755 e morì a Fano nel 1823, dove lavorò come maestro di cappella in cattedrale. Le sue opere però ancora oggi non sono conosciute poiché nulla è stato stampato. Negli archivi delle cattedrali, in quella di Fano particolarmente, ma anche a Trento e a Milano, sono conservate molte delle sue partiture di musica sacra manoscritte per coro, solisti e orchestra. Il suo stile è quello galante della seconda parte del Settecento, fresco e vivace, simile alla scrittura di Mozart, Porpora, Cimarosa o Pergolesi. Maestro, andrete alla riscoperta di queste musiche. Qual è stato il lavoro svolto? Allora, tutte queste musiche che sono conservate presso l'archivio storico della diocesi di Fano sono delle musiche manoscritte, quindi scritte di pugno dal compositore. Allora, il lavoro è quello di prenderle, analizzarle, interpretarle, capire insomma bene la scrittura e tutte le indicazioni e poi trascriverle con un programma di editoria musicale moderno e poi poterle stampare per farle eseguire dai musicisti che appunto sono deputati a questa esecuzione. Ma quando è iniziato il lavoro? Beh, il lavoro è iniziato circa 2 anni fa, quindi prima del Covid. È maturato durante il Covid con un po' più di tempo a disposizione, quindi lo studio a casa lì, un po' questo il Covid ha aiutato. E poi finalmente nel 2023 la diocesi pubblicherà il primo numero di questa raccolta di musiche del compositore Ripini. Sarà una collana, ci impiegheremo alcuni anni perché c'è un fondo abbastanza cospicuo di manoscritti. Intanto l'attenzione è rivolta al concerto che si terrà sabato 15 ottobre alle 21:15 al Duomo di Fano. Allora, il concerto di sabato prevede l'esecuzione di 3 opere di Ripini, un Magnificat ed un Benedictus e delle Litanie. Queste opere sono composite, quindi vedono la partecipazione chiaramente del coro e la cappella musicale, sarà il coro che canterà, più dei solisti. Abbiamo 4 solisti, un soprano, un mezzo soprano, un tenore ed un basso, soprano Giovanna Donini, Anna Zanotti mezzo soprano e 2 ragazzi coreani che si chiamano Woo Seok Choi e Wang Zheng, tenore e basso rispettivamente. E in più la formazione dell'orchestra, che è composta da archi, corni e oboi, che sono strumentisti dell'orchestra della Cappella Musicale del Duomo di Fano. L'ingresso sarà libero? L'ingresso è libero e gratuito. E questo fine settimana tornano per l'undicesima edizione le giornate FAI d'autunno dedicate al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Nelle Marche saranno 44 i beni aperti come chiese, palazzi e monumenti solitamente inaccessibili o poco conosciuti. A Fano sarà possibile fare un tuffo nel passato alla riscoperta della storia di Meta Aurelia. L'Ecomuseo Meta Aurelia Orto di Mare e il Circolo Albatros, che ne è il promotore, sono veramente lusingati che il FAI abbia scelto Meta Aurelia per queste giornate d'autunno che si svolgeranno sabato 15 e domenica 16 proprio qui. Addirittura quando è stato presentato l'evento a Roma, in Campidoglio, di 700 eventi, il presidente Magnifico ha citato proprio Meta Aurelia, insieme ad altri ovviamente, pochi altri, e quindi il FAI ci crede molto, perché questa, dicono, è una location eccentrica, cioè fuori dalla normalità di quello che siamo abituati a vedere, ma noi pensiamo che abbiano colto proprio l'essenza del nostro lavoro, del nostro impegno, cioè come diceva Saint-Exupéry, l'essenziale è invisibile agli occhi. Chi verrà a visitare Meta Aurelia troverà una lente di ingrandimento che gli farà vedere l'amore, la passione, la storia, l'identità che ogni frazione, forse un po' dimenticata, ha.
visiteranno la chiesa, visiteranno questa mostra e visiteranno la piazza dove molte gigantografie raccontano il territorio, perché l'ecomuseo è il territorio. E abbiamo diverse proposte di narrazione. Alle 16 di sabato e alle 16 di domenica, passeggiata, appuntamento al centro Scarpa, passeggiata nella campagna alle spalle di Meta Aurilia per riconoscere nella natura, nelle architetture, la storia degli anni 30. E qui nel piazzale e alla mostra altre visite guidate che partiranno ogni mezz'ora, quindi non c'è bisogno di prenotarsi, basta arrivare e qualcuno vi accoglie per ecco, farvi vedere le cose che al primo occhio forse non si vedono. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordo che subito dopo di noi ci sono le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato al primo incontro dal titolo Terre e Clima, ciclo di conferenze sul cambiamento climatico. L'appuntamento con l'informazione invece torna domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.